Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel, siamo in collegamento con il responsabile dell'ufficio di promozione turistica del comune di Castellabate, Enrico Nicoletta, che saluto. Ben trovato Enrico. Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Castellabate. Allora Enrico, ti contatto per annunciare ai telespettatori di Cilento Channel che domenica 20 giugno ci sarà un momento importante e mi riferisco ovviamente all'inaugurazione della nuova sede societaria in via San Leonardo a Castellabate nel centro storico. Rappresenta un momento importante soprattutto perché in quell'occasione noi provvederemo anche allo scoprimento di una lapide presso il Monumento dei Caduti. Il Monumento dei Caduti del 1936, Castellabate, Piazza Matarazzo, che era dedicato solo e unicamente con i nomi ai caduti del 15-18. I presidenti delle società Mutuo Soccorso con la congregazione Sacro Cuore, con il contributo fattivo del comune di Castellabate, del sindaco, del consigliere delegato al centro storico, hanno partecipato alla realizzazione di questo monumento che riporta i nomi dei caduti del secondo conflitto mondiale, 1944. E allora Raffaella, queste sono pagine che rappresentano la storia di una comunità, sono pagine che rimangono impresse nel libro di una grande comunità come quella di Castellabate. E noi ci fa piacere coniugare le due cose, la società Mutuo Soccorso, fratellanza, solidarietà e mutualità, e ricordare i caduti del 40-45 di cui non si conosceva nessun nominativo. Invece adesso, grazie a questo momento di domenica, ci sarà anche il giusto tributo e riconoscimento a questi caduti sfortunati della Seconda Guerra Mondiale. E dico, ricordiamo anche quali sono i servizi, insomma, che il Mutuo Soccorso, insomma la società di Mutuo Soccorso, offre proprio alla comunità e l'impegno sociale, senza ovviamente scopo di lucro, che si impegna a svolgere proprio sui territori. Noi apparteniamo alla grande famiglia dell'associazionismo di mutualità e, a differenza di altre associazioni, infatti ci saranno i fratelli della società Mutuo Soccorso di Torquato Tasso di Sala Consilina, unitamente al sindaco di Sala Consilina e al vice sindaco, ci saranno i fratelli della società di Avigliano, città ricca di storia, vicino Potenza, unitamente ai rappresentanti istituzionali. Apparteniamo allo spirito di questa associazione, di cui io faccio parte e mi onoro di essere il segretario, e operiamo solo e esclusivamente per i servizi cimiteriali, perché uno dei principi basati proprio su questa mutualità è di dare una degna sepoltura, non più in una rozza fossa, come scrive un antico messaggio di mutualità, ma per dare una degna sepoltura al ricco e al povero. Non a caso noi siamo proprietari all'interno del cimitero comunale di due cappelle, la cappella maggiore e la cappella minore, capaci di ospitare sia loculi che ossari, dotate delle misure di sicurezza oggi all'avanguardia. Abbiamo due montacarichi e abbiamo queste due cappelle che sono state realizzate su tre livelli. Quindi in una comunità che cresce, un servizio che cresce all'interno dei servizi cimiteriali. E la nostra società, Raffaella, solo per darti l'idea di quello che è,
conta la bellezza di 284 soci, che di padre in figlio, da zio a nipote, da nonno a nipote, portano avanti la storia della società. Infatti, per essere socio della nostra società devi avere un legame di parentela all'interno della società con un socio. È la continuazione di un percorso di vita dalla nascita alla morte. È uno spirito di mutualità molto forte. Noi pensiamo che con l'inaugurazione di questa nuova sede nel cuore pulsante del centro storico, proprio a Castellabate, in uno dei quartieri più popolosi di Castellabate, questa sede diventa anche un punto di incontro, di socializzazione, di aggregazione in una società che adesso va avanti attraverso i cellulari, attraverso l'iPhone e i tablet. Ma quello che interessa almeno alla nostra generazione è di portare avanti lo spirito di aggregazione, lo stare insieme. E noi speriamo che con l'apertura di questa nuova sede, che non funzionerà solo da ufficio ma da punto di incontro, la società Mutual Soccorso diventi anche un punto di riferimento per tante persone, non solo anziane, ma per tante persone che vorranno confrontarsi nel quotidiano e scambiare qualche battuta nella giornata nel centro storico. Bene, quindi una bella iniziativa, e non ci resta che invitare dunque i cittadini di Castellabate che seguono Cilento Channel a presenziare eventualmente all'evento, ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza che il tempo ci pone riguardo ovviamente il Covid-19. Ovviamente... Io volevo solo ringraziare, perché è d'obbligo il ringraziamento ai fratelli di Sala Consilina, con i quali siamo gemellati, ai fratelli di Avigliano, che sicuramente vedranno questo servizio, questo nostro intervento, grazie al Cilento Channel, che è la nostra voce. Volevo ringraziare il comune di Castellabate, tutti i componenti, il sindaco, il consigliere delegato al centro storico, Franca Ambrosano, la Castellabate Servizi e tutte le persone silenziose che con il loro piccolo contributo fuori dal palcoscenico hanno contribuito alla realizzazione di questa pagina di storia che andremo a scrivere. Bene, allora appuntamento è per domenica 20 giugno alle ore 10:30, abbiamo detto in via San Leonardo nel centro storico di Castellabate. Noi ti ringraziamo Enrico come sempre per la tua disponibilità, sperando di aver fatto cosa a voi. Anche ai telespettatori di Cilento Channel, ma in particolare ai cittadini di Castellabate, insomma, per informarli, ecco, di questa novità per la città di Castellabate. Grazie ancora Enrico. Grazie a voi, Cilento Channel.